Dati allarmanti, preoccupanti, così in provincia di Salerno si continua a morire sulle strade, il numero di incidenti mortali infatti è in costante crescita. Nel 2013, ed il dato è riferito alle strade urbane di Salerno Capoluogo, Tangenziale, Costiera Amalfitana e strada statale 18, nel tratto compreso fino a Battipaglia, si sono verificati 1577 incidenti stradali, di questi 11 mortali, bilancio complessivo di 13 morti e 979 persone ferite. Nel 2014 invece il trend è purtroppo in aumento. Al momento infatti la raccolta dati si ferma al 30 giugno scorso, ma in questi mesi si sono registrati già 682 incidenti. Il bilancio è drammatico, 8 morti e 469 feriti. Dati però che in questi mesi sono purtroppo già aumentati e di conseguenza a fine 2014 il bilancio complessivo sarà estremamente negativo. In questa statistica, è bene ricordarlo, non sono inseriti dati relativi agli incidenti sulle strade urbane ed extraurbane del Vallo di Diano, dove solo nell'ultima settimana si sono registrati 6 morti in 2 diversi incidenti stradali. Spesso a morire sono i giovani, alcol ed elevata velocità su strade non in buone condizioni sono tra le principali cause degli incidenti. Proprio nei giorni successivi all'incidente di Sassano, i cittadini del comprensorio avevano lanciato un allarme. La notte vanno anche a 200 km orari, fanno le gare di corsa con le macchine, fanno le gare di corsa.